una scuola che studia, una scuola che si apre. Una società sana si basa su principi sani e sulla consapevolezza da parte dei suoi appartenenti del valore della legalità. Con queste basi e con l'intento di instillare da subito nelle nuove generazioni il valore civile ed educativo della legalità economica, che il Comando Generale della Guardia di Finanza e il Ministero dell'Istruzione hanno dato vita ad un protocollo d'intesa a favore degli studenti di scuola primaria e secondaria nell'ambito dell'insegnamento Cittadinanza e Costituzione. Il concetto di legalità economica, inteso in senso veramente stretto, ovvero di convenienza nella scelta quotidiana di ciò che è legale da un punto di vista economico. Quindi verranno affrontati dei temi soprattutto legati non solo all'evasione fiscale ma anche al controllo della spesa pubblica. Quindi tutto ciò che nel nostro vivere quotidiano di cittadino e quanto più di cittadino consapevole ha una dimensione di carattere economico. Oggi è importante la dimensione economica non solo, come accennavo, all'aspetto dell'evasione fiscale, quanto soprattutto alla dimensione del controllo della spesa pubblica. È importante poi una dimensione di carattere trasversale, ovvero intervenire con una adeguata repressione verso tutti quei fenomeni di illiceità economica che sono chiaramente sottesi alle condotte illecite. Pensiamo ad esempio a tutto ciò che riguarda il mondo della contraffazione o il mondo del contrasto agli stupefacenti, all'uso illecito degli stupefacenti, dimensioni economiche che sono molto rilevanti e che chiaramente vanno individuate e ben colpite. Questa mattina nella sala consigliare della provincia gli studenti del liceo classico Mamiani hanno incontrato il comandante provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro con i suoi ufficiali e la dirigente locale dell'ufficio scolastico per il primo incontro con gli studenti della provincia per parlare di cultura della legalità economica per la quarta edizione del progetto. Come appunto abbiamo sottolineato più volte, si tratta di acquisire una modalità di vita, una modalità di interiorizzazione di concetti che dovrebbero connotare la vita di tutti noi. Se lo facciamo nei ragazzi, diamo loro una marcia in più rispetto alla difficoltà del vivere quotidiano in un paese, ahimè, che non dà sempre buona traccia di sé. Parlare di legalità ai ragazzi significa seminare un pensiero che deve diventare come un abito, un pensiero che deve connotare le scelte di vita esistenziali e professionali della vita di ciascuno di noi. Dobbiamo farlo in un'età in cui recepiscono, non quando ormai c'è già stato un impianto educazionale buono o non buono. Il coinvolgimento dei ragazzi in questo progetto prevede anche una parte attiva attraverso un concorso che dà la possibilità ai ragazzi di esprimere con la loro libertà creativa e spontaneità il tema della educazione alla legalità. Ulteriore funzione perché chiaramente oggi vi è un accenno introduttivo di carattere assolutamente generale sul concetto di legalità economica, ma ciò che è importante è quello di sviluppare in termini concreti con una partecipazione quanto più attiva degli studenti a questa progettualità. Ecco perché è stato pensato un concorso insieme per la legalità. Un concorso che cui gli studenti possono partecipare sia in forma individuale che in forma di gruppi. Con cui dovranno cercare di fornire il loro contributo, la loro idea, la loro immagine, la loro rappresentazione di ciò che può essere la legalità economica, con rappresentazioni grafiche, pittoriche, piuttosto che audio o video. Alla fine sono previsti anche dei premi, sia di carattere individuale che collettivo, sono premi crociere presso la nostra scuola, corsi vela presso la nostra scuola nautica di Gaeta, piuttosto che corsi di montagna presso la nostra scuola alpina, oltre che premi chiaramente per la scuola che consistono in assegnazioni di buoni libro e materiale didattico da poter fornire.